Il professor Paolillo, cogliendo l'occasione della mostra, convincendoci della bontà di ciò che avremmo visitato, mentre noi intimamente in quel momento pensavamo più che altro, che bello, facciamo mezza giornata di festa a scuola e quindi diciamo passiamo una mezza giornata tranquilli, ci condusse, facendo aprire i portoni solo per noi, in visita alla Galleria Tellitis. Il professore, che era persona intelligente ma anche molto pratica, per catturare immediatamente la nostra attenzione ci condusse direttamente in quella che visivamente è forse l'opera più bella da osservare. Indovinate quale? Colazione in giardino. Io l'ho vista e veramente colpisce. La voglio. Ora le posso dare una copia, la voglio. Senti, ha un valore inestimabile. Se voi pensate che un Monet è stato venduto nel 2011 per una cifra attorno ai 30 milioni di dollari, immaginate Colazione in giardino quanto può valere. A me fa paura solamente pensarlo, che patrimonio economico lì abbiamo, a parte il patrimonio artistico e culturale. Ma ahimè, se lì dovessero assalire quella pinacoteca, io, guarda... Ti posso dire, ho visto una copia così gigantesca, sì. Da Morelle, il radiologo. Sì, ma ce l'ho anche a casa, vieni a trovare a casa, ti offro un caffè, così, sì, così possiamo restare tutto il giorno davanti a te. Allora, signore, qui veramente poi entro nella emotività più grossa, no? Perché... per me questo quadro rappresenta una vita, rappresentano, vado indietro nella memoria di 40 anni, insomma, quindi chiaramente il tempo passa, dicevo prima con Peppino. Peppino se n'è andato. Se n'è andato qua. Ah, è qua, Peppino. Vede e scrive. Si può visitare la Pinacoteca? Cioè, quando vogliamo, signora, quando vogliamo. Sì, organizziamo. Ecco, quello vogliamo. L'abbiamo detto con... Sembra aperta, io sono andata da subito, ma si torna ogni giorno con piacere. No, io ho mangiato, allora, non è aperta, sono andata. Sì. Posso proporre, magari lo faccio dire dal presidente, un incontro di questo tipo sul tavolo. E se cagliate, finiamo, mi sembra che è così. Il relatore, preparati. E ora finiamo di sentire. Finiamo di sentire. Allora, che entriamo nel cuore. Michele, mo mi devi ascoltare, perché è la parte più intima mia. Perdonami. Siccome mi emoziono a ricordare queste cose. C'è un po' di suspense. Veramente. Un po' di atmosfera. Davanti a questo quadro inizia il mio sogno. Sì, per me, perché per me quel quadro rappresenta il sogno e la poesia. Questa è un'affermazione sicuramente spinta se riferita al movimento impressionista. Definita dal critico d'arte Jules Castagnari nel 1867 con una frase che racchiuse all'epoca il senso di tale movimento. Cioè, io parlo di sogno, io parlo di emozioni, parlo di poesia. Castagnari, che coniò la frase che poi diede senso al movimento, diciamo, che era la sintesi di quello che in quel momento il movimento si prefiggeva, definisce l'impressionismo a questa maniera: la bellezza è sotto i nostri occhi, non nel cervello, quindi le emozioni in quel momento non c'entrano, nel presente, non nel passato, nella verità, non nel sogno, nella vita, non nella morte. Pertanto il mio sogno sembrerebbe una contraddizione. Lo so se è riferita a questo concetto del movimento impressionista,
diviene condivisibile se riferita all'opera di De Mitis. Giuseppe De Mitis è correttamente ricordato e definito impressionista, ma effettivamente è un impressionista atipico, unico, come ha detto bene Guido, nel suo genere. E ciò sebbene sia stato uno dei precursori della pittura en plein air, lo abbiamo detto prima, la scuola di Resina rappresenta proprio l'iniziazione forse dell'impressionismo. Addirittura la scuola di Posillipo viene prima dell'impressionismo. Quindi possiamo a ben titolo riconoscere in noi stessi diciamo, l'origine di quella corrente pittorica. Ricordiamo che la sua prima attività è rivolta principalmente alla raffigurazione di paesaggi rilevati direttamente dai luoghi. Tale intensa attività a contatto con la natura lo porta a coniare quelle bellissime parole d'amore verso la natura che ha letto prima Guido e che sono riportate nel taccuino. Pertanto, indiscutibilmente, è un impressionista, ma è anche un artista che mal sopporta limitazioni all'espressione della propria arte. Nelle sue opere introduce elementi personali, frutto della sua immaginazione, delle sue idee, del suo umore. Non solo, specie la produzione dei suoi ultimi anni di attività è rappresentata da interni dove la luce è la luce riflessa di elementi non naturali: il salotto della principessa Matilde, perle e conchiglie, fra paraventi, d'Alemont, o da rappresentazioni molto intime dove è evidente l'aspetto emotivo: colazione in giardino, la siesta, la maca. A questo proposito voglio raccontarvi un breve aneddoto che è capitato al gruppo quando siamo stati in visita alla Pinacoteca De Mitis. Guido, se per cortesia mi metti passa il treno. Era una delle prime. Più su. No, eccolo, la seconda fascia a sinistra. 12 bis. 12 bis. 12 bis. Bene, questo aneddoto che è capitato a noi, quindi voglio dire è un fatto recente di un mese fa circa, vero? Ci fa comprendere quello che io affermavo poc'anzi. Davanti a questo quadro, Guido, che è la nostra guida, si espresse ma molto semplicemente, quindi con naturalezza, affermando che il contesto del quadro rappresentava un tratto di campagna pugliese. Beh, lì si aprì un simpatico dibattito tra di noi, perché alcuni affermarono che sì, effettivamente è un tratto di campagna pugliese, qualche altro invece rimase dubbioso. Ci fu un'osservazione molto acuta, molto intelligente, che disse: scusate, non può mai essere un tratto di campagna pugliese, perché lì ci sono rappresentati dei faggi, e i faggi non si trovano nella campagna pugliese. I faggi sono alberi più che altro di presenza fluviale, quindi nei corsi fluviali, e particolarmente presenti a Parigi lungo la Senna, per cui evidentemente l'artista fissiamo subito il principio base: è un tratto della campagna pugliese, indiscutibilmente. Però qui che cosa ha fatto l'artista? Ha introdotto un elemento, un simbolo. Quindi Giuseppe De Mitis è anche un simbolista, falsificando il contesto. Io ti ho detto, De Mitis è un impressionista atipico. Pur essendo il precursore della tecnica en plein air, lui però rimane unico nella sua arte. Lui nella sua arte ci mette emozioni, passioni, sentimenti e simboli.
Quei faggi rappresentano un simbolo. Nella Parigi dell'epoca il faggio era considerato l'albero della libertà. De Nittis da sempre è stato uno spirito libero, sin dalla sua infanzia e sin dal momento in cui, frequentando l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, si fece addirittura cacciare perché non sopportava il classicismo, l'imposizione di un metodo di studi. Quindi lui è rimasto perennemente durante la sua vita uno spirito libero. E la sua capacità e la sua unicità e la sua grandezza è data proprio da questo fatto, dal fatto che lui possa e nonostante tutto viene apprezzato mettere degli elementi, come dice Michele, che non c'entrano niente con il contesto, ma che comunque lo rendono sempre grande alla visione degli occhi dei contemporanei e di noi. Ecco quindi, prego. Confermo, cioè nel senso che anche secondo me si può definire in maniera sintetica, diciamo, il De Nittis un pittore d'atmosfera, e addirittura l'atmosfera lui la crea piano piano attraverso gli strumenti che lui so, va bene? E queste sono, va bene, le, secondo me, le maestrie, le capacità del De Nittis che dice poi e vuole dimostrare al mondo di quanto sia bravo e quanto sia a livello degli impressionisti. E dice, ma guarda che io sono a livello di un Degas, sono a livello di un Van Gogh, guarda che io sono a livello di un Monet, sono a livello di un Turner. Cioè in questo quadro c'è tutto, c'è l'atmosfera e la maestria. E queste chiaramente sono licenze che l'artista fa per proprio dimostrare la sua capacità di essere alla page, come dicono i francesi, cioè passa con i tempi, però ritorna sempre il tono dominante della sua poetica pugliese. Perché questo addirittura rappresenta, noi pensiamo che la Puglia ha avuto una modernizzazione negli ultimi anni, ma nell'Ottocento, va bene, era molto restio al progresso. Quindi questo rappresenta proprio quasi, no, questo atteggiamento dei contadini che vedono il treno ma quasi non curanti, rappresenta proprio l'atteggiamento, quasi quel sauvage che i francesi andavano cercando, ma lui conosceva perfettamente perché era la sua carattere. Quindi condivido in pieno quello che dice Giovanni, che è sempre un impressionista, ma un impressionista d'atmosfera e non del momento. Ce ne sono due tipi, anche Caroli, anche il grande Longhi hanno individuato che due percorsi compie la luce nell'impressionismo: uno è la luce del momento e l'altro è la luce invece che fotografa un istante che ha un significato immortale, che sarà poi dopo la luce dell'espressionismo, che attraverso queste luci, ecco, scusami Giovanni, ma è molto importante, è molto importante sottolineare la sensibilità di Giovanni. Allora, proviamo a domandarci, va bene? Il treno. Vediamo per esempio Saint-Lazare, va bene? Il treno degli impressionisti. È precisamente Saint-Lazare nel momento delle 11:20, è precisamente Saint-Lazare nel momento di mezzogiorno. Cioè le luci cambia al cambiare dei minuti. Questa invece non è una precisazione del momento, è una precisazione del significato. Sembra il cosiddetto fermo immagine che rappresenta il messaggio dell'artista. Quindi non è un fermo immagine che rappresenta la scientificità dell'analisi del concreto, ma è il fermo immagine che rappresenta il messaggio dell'artista. Qui si aprono i due filoni dell'impressionismo, cioè quello che arriverà poi al simbolismo, quello che arriverà poi alla definizione dell'essenza dell'oggetto, e quello che arriverà invece a praticamente definire esattamente cosa sia la luce, e quindi praticamente la luce diventa il vero protagonista del quadro. Qui invece non è la luce il protagonista del quadro. Il vero protagonista del quadro sono le contadine che passano il treno ma continuano a raccogliere carciofi. Ed è tipico probabilmente dell'atteggiamento che aveva in quel periodo, va bene, nella sua regione.
quando lui si reca nella sua regione, vede che lui che viene da Parigi, che conosce il treno, ma qui è tutto fermo, coltiva ancora i carciofi con un treno. Bravissimo, è un'arte simbolica e soprattutto poi la sua capacità di rendere la luce è il fermo immagine. Lui ci fa un fermo immagine qua, lui ci fa un fermo immagine che rappresenta il fermo immagine di queste contadine e dice: io arrivo in Puglia ormai in treno, ma il treno è qualcosa di estraneo alla realtà pugliese, perché le contadine continuano a raccogliere i carciofi come erano diciamo nei secoli dei secoli, no? Michele, Michele, voglio dirti, De Vittis. No. Tempo di cappella. No, sempre per collegare quello che hai detto tu prima, era molto conteso sul mercato parigino. I suoi quadri venivano valutati molto di più rispetto a quello degli altri impressionisti. E questo gli aveva creato delle antipatie, addirittura il suo amico Degas mal sopportava questo fatto, tant'è che una volta si rivolse a Manet e dice: ma è possibile che tu gli perdoni tutto a questo De Vittis? E Manet, che era diciamo quasi un papà per loro negli atteggiamenti, nei comportamenti, ma sì, ma che ti interessa, pensa ai fatti tuoi, così gli rispose. Quindi e lui si poteva permettere di fare questo perché era De Vittis e lui era consapevole di avere questa capacità. Quindi se avesse vissuto più a lungo sarebbe stato tra i grandissimi, veramente. Se rimanevo più a lungo, toccare il cubismo. Ma chissà, ma anche perché lui sperimentava sempre nuove tecniche, nuove. Quindi, non so se hai finito Guido, scusami se hai finito. Quindi resto pertanto convinto della mia idea di poeta e sognatore, sia per un aspetto personale, quindi mio personale, ma anche per la convinzione che anche De Vittis almeno un poco lo fosse. Se Guido, se per cortesia puoi ritornare sulla diapositiva di colazione in giardino, che siamo al momento topico. Ma ritorniamo al racconto. Io rimasi estasiato davanti a questa opera, pur non comprendendone i significati artistici. Il professore lo notò, mi si avvicinò e facendosi sentire dal resto della classe mi disse: Giovanni, ma guarda che quello non è il mio quadro preferito. Io lo guardai con espressione dubbiosa e poi capì. Non voleva che la nostra curiosità finisse lì, tant'è che nonostante il tormentone della domanda per tutto il resto della giornata di quale fosse il suo quadro preferito, non ottenemmo mai la risposta. Ritengo di averlo intuito con il tempo. Lui amava probabilmente il primo De Vittis, quello più ruspante dei paesaggi pugliesi, del suo cielo unico con le nuvole che lo caratterizzano e che spesso esprimono lo stato d'animo personale dell'artista. Ciò nonostante lui ci avesse dichiarato che questo non era il suo quadro preferito, voglio leggervi le bellissime parole tratte direttamente dal testo da lui scritto e che accompagnano la presentazione all'opera Colazione in giardino. È un'opera che esalta l'intimità della famiglia e la bellezza della natura. La luce, il colore, il soggetto eccita la curiosità dei visitatori, che trascurando il valore estetico e tutte le considerazioni che gli esperti possono fare, si divertano ad analizzare minutamente i vari particolari. La piega del tovagliolo, il rosso in fondo al bicchiere, l'occa sul prato verde, il volto sereno e luminoso della moglie Leontina. In quest'opera l'autore riesce con rara abilità a sublimare in una suggestiva sintesi luce e colore. La luce qui è resa attraverso i giochi di ombre, riflessi e trasparenze, avvertibili nel vetro del bicchiere, della coppa, dei piatti. Tutto si colora dei toni più luminosi e leggeri, si tinge di una grazia squisita e delicata,
si anima del colore umano di un sentimento dolce e sognante, signori, sognante, la parola sogno ritorna, eh? Ciò che colpisce di più è lo splendore cromatico che fa di quest'opera una delle più calme e squisite sinfonie del colore. Se questa non è poesia, ditemi voi, no, che cosa può essere? Qualcuno, secondo la mia personalissima opinione, io non sono un esperto d'arte, torno a ripetere, lo voglio sottolineare, non ne ho le competenze e nemmeno la preparazione, però ho delle mie idee. E dicevo, secondo la mia personalissima opinione, qualcuno ha azzardato affermando che Colazione in giardino sia il testamento artistico del De Nittis, ricollegandolo alla prossima imminente scomparsa dell'artista. Tesi avvalorata da quella sedia smossa e vuota. Un allontanamento, quasi un saluto agli affetti familiari e alla vita. Sembrava una corda che sta dando. No, è la sedia, se possiamo spostare un po' la allora. Adesso si vede meglio perché avevamo qualcosa su. Allora, signore, fosse una corda. Diciamo che l'impressionista dà ai propri quadri un taglio quasi fotografico, no? Perché quella sedia smossa? Lui lì è presente, però per poter ritrarre la sua famiglia si è dovuto alzare, quasi come un fotografo che si alza dal tavolo e prende la sua macchina fotografica e scatta la fotografia. Non è che lì sta salutando la vita, sta salutando gli affetti familiari, assolutamente. Pertanto io contesto apertamente tale visione dell'opera. Questo, sebbene quest'opera sia stata completata nel 1883, un anno molto difficile per il nostro Peppino, che ricordiamo soffriva in quel momento dei postumi di una bronchite mal curata e degenerata in broncopolmonite. È un anno triste il 1883 per Peppino, perché è l'anno in cui muore Manet e il pittore ne fu addoloratissimo. E ciò nonostante non mancarono momenti felici. Uno di questi fu quando seppe che il governo francese aveva acquistato un suo quadro, Le Ruines des Tuileries, le rovine delle Tuileries, destinate al Museo del Lussemburgo, oggi Galleria d'Arte Moderna di Parigi. In verità, il governo avrebbe voluto acquistare anche Piazza delle Piramidi, ma il costo era molto elevato e i fondi insufficienti. De Nittis allora, animo generoso, ma anche esaltato dalla prospettiva che un suo dipinto fosse immortalato a Lussemburgo, lo riacquistò da Goupel, che era un mercante francese, per 25.000 franchi, per donarlo al più famoso museo francese. Non ce l'hai la diapositiva delle... No. Vabbè. Era quindi il 1883, anno fra i più prolifici nella produzione dei quadri. De Nittis riuscì in quell'anno a completare circa 40 tele, di cui 28 inventariate nella Galleria Barlettana, alcuna tra le più belle della sua feconda attività artistica. Colazione in giardino, secondo sempre la mia personalissima opinione, è invece un inno alla vita. È un intimissimo ritratto della serenità e dell'amore, nonostante alcune malevole insinuazioni di certi ambienti sul menage familiare, frutto di pettegolezzi da persone invidiose. Nulla lascia trasparire il dramma che da lì a qualche mese si consumerà. Siamo agli inizi del 1884 e cominciano a manifestarsi i primi sintomi della malattia. Si palesarono attraverso la comparsa di puntini neri alla vista del pittore. Ciononostante continuò la sua attività pittorica, dipingendo fra gli altri il famoso e il triste presagio della Guardiana di Ope. Non smise mai di adoperare il pennello,
e quando la morte lo colse improvvisamente, nel suo studio vi erano le tre versioni del tema sulla vaca, tutte incompiute, di cui due si trovano presso la Pinacoteca di Barletta e una, la più compiuta, appartiene alla Galleria d'Arte Moderna di Genova. Sono queste tre opere a rappresentare il suo congedo dalla vita. Ancora una volta era ripresa una condizione familiare, moglie e figlia, dalla tavola ancora imbandita, si sono spostati sulla manca, dove Leontine si è adagiata, mentre Jacques ha preso posto su una sedia accanto a lei. È scritto nel taccuino, agosto 1884. Voglio cominciare un nuovo ritratto di mia moglie. Ella posa in amaca, sotto gli alberi. Mi capita uno strano fenomeno. Sulla carta dei giornali, sulla stoffa bianca delle vesti, sul cielo, dovunque io guardo, vedo una miriade di buchi neri, come fori di piombo appallito. Non riesco più a lavorare. Chiacchieriamo allora. Quanti bei progetti ho per l'avvenire. La storia non ebbe seguito. Era un caldo mattino del 21 agosto 1884. Denitis fu sepolto nel cimitero monumentale del Père Lachaise, nella seconda divisione. La tomba, semi nascosta dal verde, è in un angolo tranquillo, accanto a quella di Federico Chopin, a pochi passi da quelli di altri tre illustri musicisti italiani, Bellini, Cherubini e Rossini. Un cippo molto semplice reca un'epigrafe dettata da Dumas figlio, molto enfatizzata come era nello spirito del tempo. La leggo in francese. Sigi Le Peintre Joseph Denitis, mort à 38 ans, en plein jeunesse, en plein amour, en plein couloir, comme les héros et les demi-dieux. Qui giace il poeta Giuseppe Denitis, morto a 30 anni, in piena giovinezza, in pieno amore, in piena gloria, come gli eroi e i semi.